Ci troviamo al Museo della Liberazione di Lucca con Andrea Giannasi, direttore scientifico del museo, a cui chiediamo: questo è un museo che presto riaprirà i battenti, ma che ha comunque una storia antica? Sì, l'augurio è di riaprirlo presto questo museo. La storia è una storia antica perché risale dopo la Seconda Guerra Mondiale, al 1951, quando una serie di reduci, non solo combattenti, ma reduci anche da campi di concentramento e anche qualcuno da campi di sterminio, purtroppo, si sono ritrovati vivendo a Lucca e hanno deciso di creare questo embrione. Il museo vero e proprio nasce nel 1989 ed è in itinere, è in costruzione, tant'è vero che proprio in queste settimane stiamo costruendo una serie di diorami nuovi proprio per permettere al visitatore di vedere meno armi e più storia e più storie. Bene, lei è autore anche di vari libri sulla storia locale e nazionale. Ci può parlare e spiegare, anche se pur brevemente, cosa successe a Lucca e in tutta la provincia dopo l'8 settembre? Ma come in tutta Italia, l'8 settembre del 1943 fu un momento di grande rottura tra il vecchio regime del ventennio fascista e il nuovo che avanzava. Nuovo non solo erano gli alleati, ma era anche la Costituzione della Repubblica Sociale Italiana che era stato fantoccio in mano appunto a Hitler. L'8 settembre nella provincia di Lucca passò tutto sommato abbastanza tranquillo. Ci fu soltanto un tentativo, peraltro molto timido, alla ex caserma, a quella attuale caserma Lorenzini, dove c'erano gli ufficiali d'artiglieria che tentarono una timidissima resistenza, ma poi non fu sparato nemmeno un colpo di fucile nei confronti e contro i tedeschi che stavano entrando. Tutto si sfaldò, diventò liquido e subentrò praticamente quasi subito, dopo pochi giorni, il nuovo regime della Repubblica Sociale Italiana. Va detto, aveva osservato che nei giorni subito dopo l'8 settembre, Lucca ebbe in alcune persone ebbe un timido tentativo di guardare veramente al domani in maniera diversa rispetto al ventennio. Poi un tentativo che fu immediatamente messo da una parte. Tra i suoi libri ce n'è uno per cui ha ricevuto una medaglia dallo Stato brasiliano e si occupa infatti della FEB, la Forza di Spedizione Brasiliana, un reparto militare di una nazione che a oggi molto dimenticato. Ce ne può parlare brevemente? Ma il Brasile, stato sudamericano, fu quasi subito coinvolto dagli Stati Uniti d'America nel secondo conflitto mondiale, proprio perché gli Stati Uniti d'America avevano interesse ad avere un controllo sugli stati sudamericani. E visto che l'Argentina, ma anche il Brasile in parte, avevano fortissime simpatie verso gli stati dell'asse, quindi verso la Germania e l'Italia, non solo per interessi commerciali, politici ed economici, ma anche per interessi del fatto che milioni di italiani vivevano appunto in Argentina e in Brasile, quindi gli Stati Uniti d'America cercarono di spingere il Brasile appunto ad un intervento militare. Questo intervento militare poi ci fu, arrivarono in Italia 25.000 soldati di una prima divisione di fanteria che si chiamò appunto Forza Expedicionaria Brasileira, comandata dal generale Mascarenhas de Moraes. Combatterono liberando, entrarono in linea a Pisa, liberarono Massarosa, liberarono Camaiore, poi furono impiegati nella Valle del Serchio, liberarono il 7 ottobre con una serie di vicissitudini abbastanza singolari Barga e poi a fine d'ottobre combatterono sopra Somocolone, nella zona di Lama, e riuscirono per alcune ore ad aprire la linea gotica, proprio perché c'erano alcuni reparti della Repubblica Sociale, dell'Aosta nello specifico, e del Brescia, che non riuscirono a tenere la linea. Quindi di fatto ci fu un'apertura della breccia della linea del fronte per alcune ore, linea che poi fu immediatamente chiusa dall'intervento tedesco. Poi la FEB fu spostata nella zona di Porretta Terme, il combattimento tremendo, terribile, con la sconfitta di Monte Castello, e poi successivamente si ripresero e riuscirono a combattere tutto sommato anche abbastanza bene. Oggi è ricordata la FEB, soprattutto grazie al cimitero che abbiamo a Pistoia, e nel cimitero di Pistoia oggi vi è stata una salma che fu trovata alla fine degli anni 60, ma arrivarono a contare più di 500 caduti, che sono appunto i caduti della FEB in Italia.
Invece dietro alle sue spalle vediamo un soldato di un altro reggimento dimenticato, questa volta americano, statunitense, il reggimento della Buffalo. Invece di questo particolare reggimento di cosa ci può raccontare? Allora, la Buffalo era una divisione, la 92esima divisione di fanteria, che fu impiegata sul settore occidentale della linea gotica, quindi il settore tirrenico della Quinta Armata. Fu sempre impiegata in maniera scorretta, gli ufficiali bianchi non la utilizzarono, fu sempre sottostimata. Lo stesso comandante generale Almond ne parlò comunque sempre male, e quindi non gli fu mai data la possibilità realmente di mettersi alla prova e di poter combattere dimostrando capacità operative e di impegno anche tattico oltre che tecnico. Sicuramente alcuni dei reggimenti, come il 370esimo, riuscirono a distinguersi per esempio rispetto al 366esimo, ma questi sono elementi storici molto particolari che fanno parte appunto della storia della Buffalo. Tutto sommato anche la Buffalo è una divisione che ha dimostrato il coraggio e ha tenuto la linea del fronte. Buffalo e Feb arrivarono in Italia nel 1944, anno in cui si succedettero una serie di importanti eventi nella nostra provincia. Il 44 è l'anno di chiave, perché di volta della situazione della nostra provincia, perché una provincia occupata militarmente dai tedeschi, tenuta dalla brigata Mussolini, quindi è una brigata che ha lasciato dietro di sé una striscia terribile di omicidi, di assassini, basti ricordare quelli in Garfagnana, e il 44 è l'anno dell'inizio della resistenza, quindi della partecipazione da parte di buona parte dei cittadini italiani alla partecipazione appunto al combattimento contro i tedeschi e contro la Repubblica Sociale Italiana. Ecco, lei ci parlava di resistenza e insieme al forse la più nota undicesima zona del comandante Pippo c'era sicuramente il gruppo Valanga. Il gruppo Valanga nasce timidamente nell'inverno, nei primi mesi del 1944, questo anche perché arrivano nella zona di Vergemoli, di Molazzana, arrivano alcuni ufficiali e soldati britannici che sono fuggiti da alcuni campi di concentramento, tra questi il maggiore Holdham. Nasce quindi lì l'idea di costruire una piccola banda, formazione partigiana, che poi trova in Leandro Puccetti un comandante molto valido. Si occupano di sabotaggi, di diverse azioni, tra queste ricordiamo il tentativo di far saltare il ponte di Campia ed altre azioni militari nella zona. Il gruppo Valanga rappresenta una storia molto importante, non solo per la nostra regione, ma anche per la resistenza intera, perché è una formazione che il 29 agosto del 44 non si sottrasse all'accerchiamento da parte dei tedeschi e quindi ingaggiò guerra, combattimento appunto con unità tedesche e perse 19 dei suoi soldati, fu praticamente quasi annientata. Tra questi morì anche il comandante, che era Leandro Puccetti. Quindi ecco, diciamo che il gruppo Valanga è ancora una storia da scrivere, una storia da raccontare, proprio perché se si parte dal concetto di partecipazione al combattimento, di partecipazione, quindi desiderio di resistere, e lo mettiamo insieme all'elemento focale, cioè quello di non fuggire per evitare appunto rappresaglia sulla popolazione civile, ecco, ne fanno una delle unità, seppur piccola, seppur breve nella propria storia, una delle unità più importanti della storia partigiana italiana. Puccetti e il gruppo, per la loro opera valorosa, hanno avuto una medaglia? I riconoscimenti li hanno avuti, ovviamente. Va detto che la formazione era una formazione in principio apolitica, come molte altre della zona della Garfagnana e della Puane. Poi l'arrivo di una serie di partigiani che erano fuggiti dall'esperienza cancellata dalla Repubblica di Montefiorino, questi partigiani modenesi portarono una spinta non solo politica ma anche bellica, dal punto di vista tecnico e tattico, superiore. E quindi lì fu il cambiamento di marcia appunto del gruppo Valanga. E ci parlava quindi di non fuggire, e altre persone che non sono fuggite ma hanno fatto una scelta diversa rispetto ai partigiani sono stati gli internati militari, che in questo museo saranno ricordati.
l'internato militare sono assolutamente ricordati, perché questo museo raccoglie, come dicevo all'inizio, raccoglie la memoria, i cimeli, i documenti di tantissimi militari e civili che dopo l'8 settembre del 43 e poi per tutto il 44 furono catturati e furono deportati in Germania, chi per lavoro e chi nei campi militari. Noi abbiamo moltissimi documenti, molte lettere che raccontano la tragedia appunto di uomini, spesso ragazzi, rastrellati e appunto portati in Germania a lavorare nei campi di lavoro o a essere prigionieri. È un elemento anche questo molto importante che va tenuto in considerazione e va ricordato con forza. Per questo il museo ha una delle radici fondanti è proprio quella degli ex internati militari, proprio perché è una delle esperienze dal quale si fonda, intorno al quale si può fondare non solo un museo, ma si fonda anche un'idea di democrazia repubblicana, cioè il fatto che si esce da un'esperienza terribile con un sacrificio enorme, proprio perché e si vede la costrizione, la mancanza di libertà, la mancanza di democrazia, si vede e si può quindi lavorare per costruire appunto la libertà con le L maiuscola. Tra i tanti internati militari, oltre ai più noti come Giovannino Guareschi, però lei, che è anche un editore, ha dato alle stampe un volume su Renzo Pellegrini. Ci può parlare, questa è l'ultima domanda, di questo internato di militare e di quanti furono mediamente gli internati militari nella zona Valle del Serchio Garfagnan? Ora, il numero preciso, sappiamo il numero nazionale, furono più di 600.000 gli italiani che furono portati in Germania come prigionieri. Poi a questi vanno aggiunte le migliaia di rastrellati, soprattutto nel 44, anche nelle zone, nelle nostre zone. Sono centinaia, basti pensare che su Atabarga ci furono alcuni episodi, tra cui un grande rastrellamento che portarono via e non finirono poi in Germania, finirono quasi tutti nel nord, alcuni morirono sotto alcuni bombardamenti. Quindi è difficile conteggiarli, è difficile riuscire a capire il numero preciso. Per quanto riguarda Renzo Pellegrini è una storia molto singolare, lui era di Castelnuovo, fu catturato, fu portato a Hindenburg, la cittadina di Hindenburg, che oggi è Sraves, è una cittadina della Slesia polacca oggi, all'epoca era Germania, e fu costretto a lavorare nelle miniere di carbone appunto nel campo di internamento di Hindenburg. Riuscì a tornare, ma il racconto degli ultimi giorni, delle ultime ore di carcerazione, di costrizione, si legano poi all'arrivo dei sovietici e della liberazione, che non fu poi una reale liberazione, perché poi passarono da essere prigionieri dei tedeschi ad essere prigionieri dei russi, ovviamente in maniera diversa, più tutelati, avevano più cibo, però comunque in ogni caso furono utilizzati anche dai russi sotto quella veste lì. Una storia tremenda quella che racconta, perché è una storia anche di coraggio, una storia di uomini o comunque di ragazzi che diventano uomini passando attraverso la grande storia.